Gli illustri pistoiesi nella lettera di Francesco Tolomei del 1816 è il titolo del calendario 2022 realizzato da Diana Fantacci dell'Associazione Culturale Officina delle Idee in collaborazione con la Fondazione Conservatorio San Giovanni Battista. Da che cosa nasce l'idea di dedicare questo calendario agli uomini illustri del Pantheon di Piazza Mazzini? È nato da il tanto parlare l'anno scorso del restauro del Pantheon di Piazza San Francesco e quel restauro parla del Pantheon degli uomini illustri senza che mai si sia poi spiegato di chi erano questi uomini illustri. Da qui è nata la mia curiosità di andare a cercare in biblioteca in Forte Guerriana. Ho trovato tantissimo materiale e ricostruire un po' una breve storia di questi uomini illustri ai quali doveva essere dedicato il Pantheon. Per ogni personaggio io sono andata a cercare in quali documenti possiamo trovare ampie notizie. Per ogni personaggio ho trovato anche un ritratto, giusto per capire chi sono e vederli, diciamo, in viso. Quei nomi più famosi che magari siamo abituati a sentire come nomi di strade o di piazze o di palazzi, ma che in effetti non abbiamo mai conosciuto, che sono una delle grandi parti della storia pistoiese. Si parla del cardinale Niccolò Forteguerri, si parla del cardinale Agostino Fabroni, si parla del poeta giurista Cino da Pistoia, si parla dell'umanista Scipione Forteguerri, del poeta Francesco Braccialini, di Monsignor Niccolò Forteguerri e dell'umanista Sozzomeno di Pistoia e della poetessa Morelli, meglio conosciuta allo pseudonimo di Corilla Olimpica. È bene che anche gli studenti giovani lo leggano, non solo i pistoiesi in generale, ma anche specialmente i giovani, che si facciano un'idea di quella che è stata in passato Pistoia.